Nuoro decide Nuoro, con queste parole che sono anche un manifesto politico in vista delle elezioni amministrative in programma in autunno, il Partito Sardo d'Azione di Nuoro ha risposto alla decisione presa in base ad un accordo nazionale tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che il candidato sindaco del centrodestra a Nuoro debba essere un esponente del Carroccio. Il PisDazia, che una settimana fa aveva abbandonato il tavolo di coalizione del centrodestra, non ci sta e ha deciso di percorrere una strada autonoma e ha elaborato il progetto Nuoro Capoluogo. Una nota firmata dalle tre sezioni nuorese e da 18 della provincia si legge che la segreteria cittadina ha deliberato a maggioranza delle sue sezioni l'esigenza di percorrere una nuova strada civica e identitaria basata sul ruolo e le azioni svolte in questi anni nella massima assise nuorese dal partito con i propri assessori e consiglieri comunali. Nuoro Capoluogo non solo amministrativo della provincia, ma quale riferimento politico della Sardegna centrale e dei suoi temi cardine legati alla atavica questione delle zone interne, alla dismissione delle istituzioni e dei servizi, allo spopolamento, alla necessità di infrastrutture, trasporti, alla pubblica istruzione, al diritto alla salute e alla giustizia fiscale, si legge nella nota. Restituire alla città di Nuoro il ruolo guida in quelle rivendicazioni sempre disattese che portino a sviluppare politiche di rete e sinergie con l'intero territorio. Vi è forte la necessità, si legge nella nota, di abbandonare il ruolo di succube e subalterno degli altri territori forti dell'isola e delle decisioni superiori e quindi di riaffermare quello proprio, capace di ascoltare i territori e dialogare sino ai massimi livelli a tutela della propria popolazione e dei propri interessi e necessità. Intanto ieri si è chiusa la campagna elettorale per le primarie del centro-sinistra per la carica di sindaco di Nuoro. I tre candidati sono confrontati in piazza Vittorio Emanuele. Carlo Prevosto del PD, Paolo Pirisi di Nuoro Attiva e Francesco Manca di Fare Comunità hanno risposto alle sollecitazioni dei giornalisti. Le primarie sono in programma domani, domenica 28 giugno, nei locali dell'Eurotel. Si vota dalle 8 alle 22:30.